I was doing a big project in Paris for the Ministry of Culture. And I had live microphones in many places in Paris. And because it was the Ministry of Culture, I could get permission to put a microphone anywhere I wanted. And I had one inside the Musée du Louvre. And I had a microphone above the Mona Lisa. Master veramente innovativo, che è quello di Sound Art, portato avanti dall'Art Institute del Politecnico di Milano e dell'Accademia di Belle Arti di Brera, è un master che vuole coniugare il suono e la musica con le arti, una cosa che detto fra di noi in America è anche più diffusa. In Italia un po' si delega il fatto della musica, questo è sbagliato, qualunque artista deve avere un'educazione musicale al suono. Un saluto a Bill Fontana, che ovviamente viene da lontano, è molto più giovane di me, però viene da lontano perché si rifà in realtà a un periodo storico degli anni 60, che era il Fluxus, ancora prima al Marcel Duchamp. Con il già fatto, cioè praticamente Bill Fontana riprende ciò che in realtà esiste ma che noi non sentiamo e non vediamo. Allora, Bill Fontana, sound designer internazionale a Milano per il Master Sound Art, per un workshop che ha riguardato il Diana Hotel, la Jessica Diana Hotel e il Castello Sforzesco di Milano. Come è nata l'idea della fontana storica dell'hotel, dei suoni, dell'acqua? Ma è nata perché Bill è assolutamente un cultore del suono, ma io dico sempre a livello animico, per cui percepisce dei suoni che probabilmente noi umani a livello animico non percepiamo. È venuto qui a Diana, è stato un piacere averlo, e è entrato ascoltando. Quindi è entrato non presentandosi ma lasciando che la struttura parlasse. Ha ascoltato i suoni della fontana con la statua di Diana e dopodiché, ascoltando ulteriormente la storia che gli è stata raccontata del fatto che Diana fosse la prima piscina pubblica del 1842, Bagni di Diana, l'ho portato personalmente, giusto come aneddoto, l'ho portato nell'invaso storico della piscina che è al di sotto del giardino ed è rimasto totalmente affascinato, per cui ha voluto lasciare che il posto gli parlasse ulteriormente, ha percepito cose che noi non percepivamo in quel momento e ha registrato con le sue tecniche, i suoi microfoni, che poi mi ha spiegato con dovizia di particolari, tutto ciò che la struttura gli stava raccontando. Stato in quello che è stato il leitmotiv che abbiamo voluto dare dall'inizio del 2015 in poi sul collegamento dell'arte con Diana stessa. Abbiamo cominciato con Alessandro Moggi, che è fotografo di fama internazionale, che ha esposto qua e c'è ancora qualche suo pezzo d'arte nelle zone dell'hotel. Pezzi d'arte che sono stati scattati, perché lui è un fotografo, insieme a Steve McCurry a Burma. Bill si è innestato in tutto questo concetto, poi ci sarà il discorso del Fien Rouge con l'Accademia di Brera, quindi con i giovani artisti, la possibilità di concedere a loro degli spazi a titolo totalmente gratuito per farsi conoscere e per veicolare un messaggio di cultura, perché io penso che questo Diana a Milano lo debba. Siamo in una delle strutture, uno dei locali storici milanesi, il Diana Hotel.
posto che poi di cui poi ci parlerà Giovanni, posto che ha un'antichità, una storia meravigliosa e che da sempre ha avuto un connubio con l'arte e con la nuova direzione è un connubio che sta riscoprendo e che si sta, diciamo, evolvendo ulteriormente. L'impronta che è stata data di Anna dall'inizio 2015 ha più collaboratori, è come se fosse uno spartito scritto a più mani, collaboratori di altissimo livello, tra cui c'è Eticando ed è un po' grazie a Marco Di Giandomenico che è nato un po' tutto questo, il Politecnico di Milano e l'Accademia di Brera. Un ringraziamento anche logicamente a Eticando, a te Marco Eugenio, che è un evento direi che è davvero riuscito. Sono felice di portare la voce di tutto il centro Leonardo da Vinci di Milano, presiedo, i nostri amici sono qui presenti, portiamo avanti questo discorso di portare l'importanza della bellezza e di un nuovo rinascimento che partirà dall'Italia per arrivare a tutto il mondo attraverso le arti, attraverso le scienze, in un nuovo e vero umanesimo. Un nuovo rinascimento, creare terreno fertile per i talenti. Se i giovani non hanno un sistema che funziona, i talenti non emergono.